Allora, iniziamo questo percorso. Penso che sarà un percorso. Io all'inizio ci tengo a fare alcune premesse per capire che cosa succederà, quali sono i temi. Intanto, temi danteschi in generale. Qui non faccio, oggi non faremo l'esegesi della Divina Commedia, no? In 40 minuti, soprattutto per un tema così corposo come i maestri, i padri, che hanno riferimenti culturali di Dante, sarebbe un po' complicato. Ne prenderemo alcuni che possano, tramite la poetica di alcuni dei nostri cantautori, farci capire anche meglio Dante, ma soprattutto andare sopra la poetica dei cantautori. Per che cosa? Per singole lezioni, percorsi o vere e proprie unità didattiche. Allora, io, non so quanti di voi e chi dei colleghi ha seguito anche l'altro incontro dalla trappa alla canzone d'autore, l'ho accennato all'inizio a questo tipo di approccio riguardo alla canzone, per ciò che riguarda l'uso della canzone in classe, l'approccio imitativo, più adatto alla secondaria di primo grado, ma poi insomma il percorso è sempre pensato in continuità, un approccio analitico per la secondaria, l'approccio imitativo, cioè usare la canzone per quell'argomento specifico, canzone che quindi parli contenutisticamente di quell'argomento e avvicinarla con un linguaggio più vicino ai ragazzi, magari rispetto al linguaggio, ad altri linguaggi espressivi, e quindi a livello imitativo quella canzone parla di quell'argomento, lo vedremo anche nel caso per esempio di Vecchioni di oggi. Un uso imitativo della canzone in classe riguardo alla Divina Commedia, è per un approccio analitico dove si va sopra la poetica dei cantautori per una come dire, metodologia didattiche di respiro più ampio, no? Appunto, parliamo qui, magari l'approccio analitico può essere utile per creare delle UD oppure avere i propri percorsi didattici, ma comunque analitico, nel senso che si va ad analizzare più da vicino la poetica dei vari cantautori, quello che faremo con De Gregori e con Guccini. Sarà un percorso, tutto approccio analitico, approccio imitativo. Io vi segnalo questo link che rimanda a un mio articolo per chi volesse approfondire nel corso in questo PowerPoint, che poi, come ha detto Stefania, sarà messo a disposizione. Ci saranno i vari link di quello che citeremo adesso oggi qui e anche dei riferimenti di canzoni per approfondire, perché, come dirò in questo punto, in questa premessa, leggere le canzoni è come analizzare una radiografia, è parziale, cioè nel senso non si può leggere la canzone per esistere deve succedere. Io in genere quando queste cose si facevano in presenza e quando tornerà a farsi in presenza, torneranno a farsi in presenza, le canzoni le facevo ascoltare ovviamente. E qui la cosa è un po' più complicata, oggi le leggeremo, ma insomma è sempre bene, per farsi un'idea più totale, più completa, andarsene ad ascoltare le canzoni. I cantautori sono artisti immersi nel proprio tempo, e proprio in quel tempo noi andremo ad analizzare la poetica, soprattutto per ciò che riguarda De Gregori, Guccini e gli artisti trap, per descrivere meglio il tempo in cui questi artisti operano, però ovviamente partendo dalla Divina Commedia a livello metaforico più che altro. Gli spunti da poter usare in classe, praticamente delle lezioni. Spero che questo webinar possa servire, ecco, soprattutto a questo, a dare gli spunti ai colleghi. In genere la migliore metodologia è quella della classe capovolta, vicinanze proposte con esposizione dubitativa. Questo è molto importante per stimolare vicinanze e lontananze tematiche, soprattutto da parte dei ragazzi, che poi sono molto bravi ad andare a cercare informazioni su internet, ovviamente, introdurli. E poi far fare a loro. Io con questa metodologia, per ciò che riguarda l'uso della canzone in classe, ho avuto delle soddisfazioni. Ecco, questo è il percorso. Parleremo maestri e padri, tre argomenti. Allora, soprattutto di questi personaggi per ciò che riguarda Dante, Virgilio, ovviamente, il principale. Brunetto Latini, che è stato il suo maestro vero, nel senso della sua epoca, di cui Dante parla nel quindicesimo dell'Inferno, e poi Cacciaguida, maestri, padri, quindi,
cacciaguida Tesauro di Dante, ovviamente, quindi lì in qualche modo dai maestri ci spostiamo sui padri, figura di padre maestro che in qualche modo lì è unica, ecco, perché Dante chiede anche a Cacciaguida, no, sappiamo nel quindicesimo, poi sedicesimo, diciassettesimo, nel diciassettesimo soprattutto, chiede cose importanti, lui gli prefigura l'esilio e tutto quello che sappiamo, quindi guida sicuramente, fra l'altro sono personaggi a cui Dante dà del voi assieme a Beatrice e Farinata sono gli unici della Divina Commedia a cui Dante dà del voi. Per ciò che riguarda i cantautori, come detto Roberto Vecchioni, vedremo adesso in che senso, Francesco De Gregori, per ciò che riguarda il suo maestro Pasolini, ora vedremo in che senso Pasolini, maestro di De Gregori, e poi ci avvicineremo in questo percorso verso Francesco Guccini e verso soprattutto le radici, tema e argomento e termine fondamentale per Guccini, vedremo che sarà ovviamente, era stato ovviamente fondamentale anche per Dante, soprattutto nei riguardi di Cacciaguida. E quindi vedremo quanto saranno importanti le radici, gli avi, la stirpe pavanese per Guccini, ma lo vedremo. Poi chiuderemo con i padri degli artisti trap, soprattutto Gali e Tedua. Vedremo che lì dai padri si passerà ai padri metaforici, si passerà alle madri, e sarà secondo me un argomento. È un argomento molto utile anche in classe, anche di totale attualità. Poi alla fine ci saranno dei consigli nell'ultima slide, per ciò che riguarda un argomento lontano, cioè, che ci porterebbe un po' più lontano nella mia commedia, il sonetto di Dante, quindi vorrei che tu l'apro. Ed io, alcuni parallelismi sono con i cantautori e i trapper, sono consigli che vi do ovviamente poi dopo io tramite il mio blog oppure tramite la mia mail potete scrivermi per confrontarci anche. Partiamo. Allora, Virgilio. Di Virgilio ho preso questo passo, il passo del Purgatorio 27esimo, in cui ovviamente c'è il commiato tra Virgilio e Dante. Il rapporto tra Dante e Virgilio, l'abbiamo detto, è il principale per ciò che riguarda i maestri, non fosse altro per il fatto che Virgilio è il più presente in assoluto, il maestro più presente nella Divina Commedia, chiaramente si incontrano nel primo canto e si lasciano nel 27esimo del Purgatorio. A noi interessa qui, per quello che riguarda questo momento, quello che dice Virgilio quando lascia Dante nel 27esimo del Purgatorio, non aspettarmi o dir più né mio cenno, libero, dritto e sano è tuo arbitrio, cioè fai adesso, da adesso in poi, vai con le tue gambe, sii tu padrone di te stesso. In realtà sappiamo che poi lo lascia Beatrice, lo dice anche, lo lascia Beatrice a San Bernardo, ma insomma sono importanti queste parole. Per ciò che riguarda, andiamo subito sui cantautori, per ciò che riguarda un uso in classe che si può fare di questo momento. In qualche modo un parlare di questo momento attraverso una canzone si può usare Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni. Ho specificato in qualche modo qui sopra materiale per una lezione, approccio imitativo. D'altra parte Vecchioni cita in genere Dante nelle canzoni più come oggetto di studio della sua attività di insegnamento che come fonte di ispirazione. Ovviamente Alighieri, la canzone del 75, in cui parte da Dante, fra l'altro parte anche proprio dai canti di Cacciaguida, per descrivere, poi, per parlare poi di tutt'altro, no? La sua attività di insegnamento che contempla Dante. Per ciò che riguarda invece gli scrittori amati, per Vecchioni si deve andare forse più verso Borges, Leopardi, Pascoli, insomma Dante, però in questa canzone è fondamentale, cioè fondamentale, è molto utile per trattare il commiato di Virgilio, che è un po' quello che riguarda il commiato di noi insegnanti quando ci separiamo dai nostri ragazzi. Allora, l'inizio, la partenza, quando Vecchioni in questa canzone, Sogna ragazzo sogna, comincia a parlare ai ragazzi, ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte, ma non è vero ragazzo, per la ragione sta sempre col più forte. È un po' la selva oscura, sono un po' i pericoli e i problemi che questi ragazzi troveranno nella vita reale, no? Eccetera. E poi qui ci sono due versi che non so se si riferiva a Dante, però ci stanno benissimo con Dante. Io conosco i poeti che spostano i fiumi con il pensiero, e
e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Diciamo che questa canzone poi la si può piegare alla situazione dantesca in maniera anche abbastanza facile, no? Questo è il passo, l'ultima strofa, l'ultimo ritornello in realtà, è il passo che più si avvicina a quello che diceva Virgilio quando si allontanava da Dante. Sogna, ragazzo, sogna, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu. Quindi adesso vai con le tue gambe, così come diceva Virgilio a Dante. Questa è proprio una suggestione che vi butto lì, che poi potrà essere, immagino, come dire, approfondita in maniera anche ovviamente personale da ogni collega. Andiamo però al maestro di Dante, dell'era di Dante, Brunetto Latini. Io ho isolato questi due passi e un aspetto particolare di Brunetto. Ovviamente, come detto, non siamo esaustivi oggi, ma ci interessano alcuni punti, perché da Brunetto Latini e Dante io voglio passare poi a De Gregori e Pasolini. È il passo in cui prima Dante dice a Brunetto e poi Brunetto dice a Dante, che riguarda il fatto di eternarsi tramite la letteratura, tramite la scrittura. Care buone immagine paterna, Dante lo fa rimare con mi insegnavate come l'om s'eterna. E alla fine Brunetto, prima di congedarsi da Dante, gli raccomanda il fatto di siete raccomandato il mio tesoro nel quale io vivo ancora e più non cheggio, cioè non ti chiedo più che farmi vivere attraverso eternarmi tramite la mia opera principale, che poi è il tesoro. Sappiamo che Brunetto è un personaggio molto famoso del suo tempo, soprattutto dopo il ritorno definitivo a Firenze dopo il 1266, dopo la battaglia di Benevento, cioè tra Montaperti e Benevento. Sappiamo che lui va in Francia, che i Guelfi furono cacciati dalla città, da Firenze, poi tornano definitivamente nel 66 e Brunetto Latini torna con tutti gli onori. Era un personaggio molto famoso, molto più di Dante ovviamente nel suo tempo. Anche questo potrebbe essere un parallelismo tra De Gregori e Pasolini. De Gregori, ora ci avvicineremo alla canzone che scrive per Pasolini, Apa, chiamata proprio, cioè si intitola Apa, nel 1985, perché De Gregori scrive una canzone a Pasolini. Intanto vediamo questo, perché De Gregori ce lo dice chiaramente in un'intervista del 2015. 10 anni dopo la morte di Pasolini, che avviene nel 75, eravamo a metà degli anni 80, dice De Gregori, e non si parlava più di Pasolini. La sua figura era stata praticamente rimossa. Ora non so se questo, quanto questo sia vero, però a noi interessa il motivo per cui De Gregori ha avuto intenzione di scrivere quella canzone. Ho scritto la canzone Apa sicuramente per amore e rispetto che ho sempre coltivato per la figura di Paolo Pasolini, e forse anche un po' con l'idea di battere il pugno sul tavolo per ricordarlo, ecco, per eternarlo tramite la letteratura, la sua letteratura, cioè la canzone che gli ha scritto, ma poi per eternare tutto ciò che Pasolini aveva fatto. Quanto era importante Pasolini per la generazione di De Gregori? Era molto importante, lo vediamo. De Gregori del 51, ricordo, quindi negli anni 70 era ventenne, e quindi è un buon punto, un buon esempio, no, per capire se era importante Pasolini per la sua generazione. Io ho fatto dei parallelismi, per esempio, con De André. Pasolini era molto presente nei cantautori, soprattutto quelli, no, che volevano scrivere come scrivevano i poeti o gli scrittori, no, che facevano canzoni per un certo motivo, diciamo, più letterario. L'importanza di Pasolini, io qui, ripeto, non è che oggi ci dobbiamo mettere a leggere tutte queste cose, perché fra l'altro il tempo è quello che è, però io intanto questo ve lo lascio, perché ho isolato alcuni passi che ci spiegano meglio questo percorso. Questo passo che ho messo qui è tratto da una delle biografie più importanti di Pasolini, di Siciliano, Siciliano, del 78, in cui spiega che Pasolini era proprio un radar in perpetuo moto, si continuamente ti ricarica nei suoi articoli, coglieva le ragioni polemiche di coloro che sostengono, insomma, Pasolini era importante per i ragazzi, ma soprattutto prendeva entrambi i punti di vista dei ragazzi che volevano
tramite l'efficacia formale dell'istruzione dello Stato fare qualcosa e operare nel sistema, ma anche tramite coloro che lo Stato vogliono distruggere, diciamo, istanze più anarcoidi, più, meno che si muovono meno dentro l'alveo civico. Ecco, io questi due movimenti, tra l'altro fra i giovani che lo seguivano nel dibattito, in favore pedagogico, sono tutte parole che De Gregori ripete nelle sue interviste. Ora più avanti ne metterò anche dichiarazioni di De Gregori, ma questi due movimenti, movimenti diciamo così più civici, più che si muovono all'interno delle istituzioni, li riferisco più alla poetica di De Gregori. Quelli invece più anarchici, più attenti al rifiuto, li riferisco più per esempio a De André. Siciliano ci è utile nell'evidenziare l'aspetto istituzionale e civico legato a De Gregori e che unisce De Gregori a Pasolini. Qui c'è anche una riflessione di Siciliano dopo l'omicidio Moro, molti. Nemmeno tanto velatamente accusano Pasolini dell'io so di essere mandato ideologico dell'omicidio Moro, ma Pasolini auspicava un processo regolare, no? Per i gerarchi, dice, un po' quello che farà De Gregori nel percorso che vedremo tra poco da Titanic a Tangentopoli 92. Lo vedremo. Adesso soffermiamoci, prima di arrivare alla canzone di De Gregori, soffermiamoci su questa dicotomia. Io questo, ripeto, anche questo, ve lo metto lì e poi chi vorrà approfondire meglio, ovviamente il materiale è là, ma il passo di Pasolini che meglio descrive questa dicotomia di cui parla Siciliano, secondo me, è chiaro ed evidente in questo passo delle Ceneri di Gramsci, dell'incipit della quarta serie, della quarta sezione, scusate, lo scandalo del contraddirmi, dell'essere con te, ovviamente si riferisce a Gramsci, che a sua volta era un maestro per Pasolini, con te e contro te. Con te nel cuore, in luce, contro te nelle buie viscere. Ecco, schematizzando molto grossolanamente, ma in maniera secondo me efficace, le viscere sono De André, l'anarchia, l'ontologia del rifiuto. La luce, De Gregori, l'opposizione civica, dove, diciamo così, Pasolini, De André lascia Pasolini, cioè dopo il rifiuto. Le anime che rifiutano, quelli che vanno in direzione ostinata e contraria, l'altra volta, chi c'era l'altra volta, chi l'ha seguito l'altra volta, ricorderà la poetica, che nella poetica di André, questo andare, questo cantare gli ultimi, e cioè quelli che rifiutano il sistema, che sono a loro volta purtroppo rifiutati dal sistema, sarà molto importante. Ecco, però qui al rifiuto De André lascia Pasolini. La parte più organizzatrice, la parte più istituzionale, nella parte più istituzionale Pasolini viene ripreso invece da De Gregori, che attraverso i mezzi della legalità, come dire, vuole affrontare gli argomenti del vivere civile. Detto questo, quindi, De Gregori è vicino a Pasolini in questa, come dire, opporsi alla malapolitica, per esempio, tramite però le armi della legalità. Così dice De Gregori nel 95, in un articolo anche abbastanza importante per i fan di De Gregori, ma insomma per chi si occupa di questi argomenti, nei riguardi di Pasolini. Anche qui. Ho evidenziato alcuni passi. Pasolini era un'anima bella, conosceva razionalità e passione, impegno e saggezza, conosceva intelligenza, sesso, l'amore. Mi manca oggi la sua stessa misura. Questo articolo si chiama Mi manca la sua lucidità, e c'è tutto il De Gregori pensiero nei confronti di Pasolini. Ora, dopo aver approfondito il discorso della vicinanza di De Gregori nei confronti di Pasolini, aver capito cosa pensava De Gregori di Pasolini, andiamo sul percorso che faremo nelle canzoni di De Gregori, no? Io ho isolato, come dire, ho evidenziato questi album perché dall'82 al 92 c'è. Nell'85 è il momento centrale in cui De Gregori dedica la poesia a Pasolini. Vediamo in che senso eticamente e istituzionalmente De Gregori si muove in questi anni.
Perché parto da Titanic? Allora, Titanic è un album importante di De Gregori, in cui De Gregori stesso dice che andava in direzione contraria rispetto al rampantismo e a quello che vedeva intorno degli anni 80. Lui vedeva intorno a sé, dice, sono parole di Gregori che io sto parafrasando, dice, io vedevo intorno a me molto, molto ottimismo, no? Invece, secondo me, andavamo a sbattere contro un iceberg. Titanic è ovviamente una metafora abbastanza chiara. E infatti, anche Titanic è un album che, anche melodicamente, anche come arrangiamenti, è molto scarno, perché De Gregori vuole dire chiaramente le cose che aveva da dire, canzoni di pianoforte e voce. Lui diceva, io proponevo ai discografici queste canzoni, e loro, nell'epoca in cui impazzava in qualche modo la disco music, in cui entravano musiche anche abbastanza, diciamo così, plastificate nella canzone, ricordiamo che sono gli anni in cui Sanremo, per esempio, si faceva rigorosamente in playback, no? Insomma, lo vedevano un po' come una Cassandra, no? Che faceva delle previsioni nefaste, quando invece intorno tutti ballavano, tutti cantavano. Questi album di De Gregori sono, ricordiamo, De Gregori studi classici, ma poi, insomma, all'università studia storia, è molto attento alla storia e alla cronaca. Ecco, questi album sono molto crudi, sono quasi cronachistici. Addirittura, vedete, i titoli degli album sono molto, molto scarni. Miramare, 19 aprile 89, cioè il giorno in cui esce quest'album. Fino ad arrivare a Canzoni d'amore, che con questo titolo, diciamo così, dolce, dice delle verità estremamente crude. Questo è un album molto rock, rispetto appunto del titolo e della prima canzone, che si chiama Bell'amore. Poi ci sono canzoni in cui De Gregori fa chiaramente nomi e cognomi, e questo è l'anno di Tangentopoli, no? In cui dice il culmine di questo percorso. Andiamo però sulla canzone che De Gregori dedica a Pasolini. La canzone è Apa dell'85. Ecco, vedete, poche parole. Ora, se noi ascoltassimo questa canzone, vedremmo che c'è tutta un'introduzione anche molto suggestiva di pianoforte. A me fa pensare anche in qualche modo mi pare che fosse Caro Diario, il libro il film di Nanni Moretti, in cui alla fine c'è Nanni Moretti che con questa Vespa va all'idroscalo di Ostia e vede la situazione scarna in cui è lasciato il monumento a Pasolini. Era, adesso le cose sono un po' cambiate, però insomma non, nemmeno tanto. C'è quel pianoforte. Io non so perché mi ricorda in qualche modo l'introduzione di questa canzone. All'inizio descrive in maniera molto cruda quella che è stata la morte di Pasolini. Non mi ricordo se c'era la luna né che occhi aveva il ragazzo, ma mi ricordo quel sapore in gola e l'odore del mare come uno schiaffo. Poi, col ritornello, ed è un modo affettuoso di chiamare Pasolini, fra l'altro il modo in cui lo chiamavano, in cui Pasolini era chiamato dalle persone che conosceva, dagli amici, Apa, e poi però è come se ci fosse un vetrino, come se si aprisse all'incanto questa canzone, fino alla fine, in cui De Gregori cita le parole. Questi sono versi da una poesia di Pasolini, che è presente in Teorema, ma che prima aveva fatto recitare nel Vangelo secondo Matteo. Sono queste parole di Pasolini, che sono più etere, no? Che vivono nella leggerezza della natura, che quindi si eternano in qualche modo. Ecco, cioè, il fatto di eternare la voce di qualcuno tramite la letteratura. Quindi voglio vivere come i gigli nei campi, come gli uccelli nel cielo campare, e voglio vivere come i gigli nei campi. Ecco, sopra i gigli dei campi volare. È un po' come diceva Borges, che diceva vivere un po' più della propria voce. Ora vado a memoria, ma insomma, la letteratura che permette di eternarsi e di andare oltre il proprio tempo, di restare un po' quello che prima Dante dice a Brunetto Latini, che Brunetto gli aveva insegnato, e poi dopo la raccomandazione di Brunetto prima di congedarsi da Dante. Il percorso di De Gregori, però, è un percorso che parte in questo momento. Qui ho messo anche tutto quello che più o meno ho detto prima,
del fatto che questi anni 80 sono molto crudi per De Gregori nella descrizione, e anche il concetto di Oswald di Pasolini a cui De Gregori si avvicina. Dicevo, questo percorso arriva al disco Canzoni d'amore del 92. Canzoni d'amore del 92 esce nell'agosto del 92, in piena Tangentopoli, perché Tangentopoli esplode nei primi mesi del 92. Quindi, quando esce questa canzone, quando escono queste canzoni, quando esce quest'album, De Gregori è nel pieno della realizzazione di tutto quello che aveva in qualche modo intuito negli anni 80, tutto quello che stava andando a sfasciarsi, insomma, vede i cocci di cose che lui aveva in qualche modo cantato fino a poco tempo prima. Le canzoni, ci sono molte canzoni emblematiche nel disco Canzoni d'amore, come ho detto, un disco rock graffiante in cui De Gregori esalta un passato mitico, ma dove lo esalta il passato mitico? Nella canzone Tutto più chiaro che qui, che noi adesso andremo a vedere, non prima però di vedere l'altro personaggio che è Cacciaguida, a cui ci riferiamo in questo percorso, personaggio dantesco, perché Tutto più chiaro che qui è dedicato da De Gregori a suo padre, quindi alla figura del padre, quindi dal maestro siamo passati al padre, ma nemmeno non è tanto un passaggio netto, perché De Gregori nel padre vede un padre, ma anche un maestro, vedremo in che senso, così come Dante in Cacciaguida vedeva un avo, ma anche una persona a cui chiedere delle cose, a cui chiedere cose, e fra l'altro lo pone in un momento fondamentale della commedia, lo pone a metà della Cantica del Paradiso, dedica lui ben tre canti, e sappiamo quanto è importante il numero tre per Dante nella Divina Commedia, lo mette nella posizione centrale del Paradiso per far sì che lui, insomma, tramite questo personaggio possa fare l'ultimo slancio per arrivare a rivedere le stelle. Ecco, fissiamoci queste parole: io fui la tua radice, che dice Cacciaguida a Dante, perché la radice sarà fondamentale per Guccini. Tutto questo che stiamo dicendo di De Gregori, della stirpe, del padre, dei padri maestri che si uniscono, è fondamentale per Guccini. Io ho voluto isolare però questo passo tra i tanti possibili dei tre canti della Divina Commedia che Dante dedica a Cacciaguida, perché è fondamentale l'esaltazione del passato mitico, e qui Cacciaguida lo fa con Firenze, in cui non era giunto ancora Sardanapalo, un mostraccio che in camera si può, fra l'altro questi sono due versi citati proprio da Vecchioni in Alighieri, canzone del 75, che però, come detto, parla poi di altro. Ma comunque, una esaltazione di un passato mitico che è fondamentale, importante, ed è il punto di congiunzione che oggi a noi qui serve per capire in che modo De Gregori parla dei padri e dei maestri in questa canzone, che è Tutto più chiaro che qui, come detto del 92, come detto dell'album Canzoni d'amore, in cui, dopo tutto quello che aveva cantato negli anni Ottanta, dopo la realizzazione di quello che De Gregori aveva detto, cantato negli anni Ottanta, dopo che era chiaro ormai che c'erano certe situazioni in Italia, lui, come Cacciaguida, torna a parlare della Fiorenza sobria e pudica, De Gregori canta una Roma così lontana, riferendosi al padre. Tu che hai visto il Tevere quando era giovane e si poteva nuotare, che hai visto il cielo quando era limpido che si poteva guardare, hai visto l'aquila volare. Insomma, sono versi abbastanza emblematici. Che cosa vede De Gregori? Vede un vero e proprio girone dantesco intorno a lui. Io ho messo questi versi in questo modo perché i due luoghi simmetrici, no, di questa canzone così sono belli vicini, insomma, si possono anche vedere chiaramente. Io da qui vedo il cielo inchiodato alla terra, la terra attraversata da gente di malaffare, e vedo ladri vantarsi e gli innocenti tremare, vedo i ladri vantarsi e gli innocenti tremare. Io da qui vedo uomini caduti per terra e nessuno fermarsi a guardare, gli innocenti confondersi, gli assassini ballare, gli innocenti corrompersi e gli assassini brindare. È chiaro che mutatis mutandis, sia chiaro, non si può mettere a confronto l'epoca di Dante con l'epoca di De Gregori.
è la reazione dell'artista che in qualche modo si può avvicinare, lo si può avvicinare e secondo me anche proprio nel metterli vicini si capiscono meglio sia l'uno che l'altro. E a noi ovviamente in questo caso serve per capire meglio Dante, quello sarebbe l'uso esclusivamente imitativo, ma serve anche secondo me per capire meglio De Gregori, perché le canzoni di De Gregori sono degne di essere analizzate criticamente e quindi di farsi letteratura. Cosa chiede De Gregori al suo avo, a suo padre, no? Stavo per dire a suo cacciavite, no, al suo padre. Gli chiede di vedere meglio di lui perché lui non riesce a vedere quest'epoca, non riesce a vederci chiaro. E quindi dimmi che cosa vedi adesso tu, che adesso quasi non ci vedi più, insomma, che però stai in una situazione di saggezza. Dimmi che cosa vedi tu da lì e dimmi che è tutto più chiaro che qui. Gli chiede la strada, come chiedeva Dante a Cacciaguida cosa dovesse fare nel momento in cui, durante tutto il percorso fin lì, aveva visto delle cose indicibili, soprattutto di persone potenti, e soprattutto in riferimento al fatto che lui doveva andare in esilio. Gli dice: ma mi conviene raccontare tutte le cose che ho visto? Cacciaguida gli dice: assolutamente, vai e fallo perché è giusto. Poi, con tutte le cose che. I versi, il modo in cui glielo dice. Insomma, io ci vedo delle vicinanze in questo senso. Ok, andiamo ora a Francesco Guccini, perché tutto questo che abbiamo detto per De Gregori nel percorso che riguarda Guccini è molto importante. Ci soffermeremo diciamo un quarto d'ora su Guccini, 10 minuti, un quarto d'ora su Guccini e poi chiuderemo con Tedua e Gali. Allora, per Guccini è fondamentale questo percorso che porta soprattutto alle radici e soprattutto ai suoi avi. Per Guccini, maestri e padri sono tutt'uno. Difficilmente Guccini dedica delle canzoni a un personaggio che vuole esaltare perché è stata una sua guida. Lo dice Guccini nelle interviste, dice quali sono i suoi punti di riferimento, anche nella canzone, nella letteratura, insomma. Non è per niente avido di riferimenti, anzi, però nelle canzoni i punti di riferimento di Guccini sono assolutamente i suoi avi, i suoi antenati, le sue radici. Lo capisce nel tempo. Noi isoleremo adesso delle canzoni che vi ho messo qua, li vedremo, diciamo così, di sfuggita, però insomma, il percorso è questo: Radici del 72. Amerigo del 78, Signora Bovary che contiene una canzone dedicata al padre Fanlon dell'87 e poi Addio, la canzone del 2000 scritta nel 99 con chiari ed evidenti riferimenti danteschi. Allora, quindi qui che cosa facciamo? Entriamo definitivamente nella poetica di un cantautore. Qui i maestri non sono maestri esterni alla propria stirpe, ma sono interni, no? È fondamentale il concetto di radice. Gli album sono cadenzati, che ci fa capire che Guccini, proprio passo per passo, negli anni comprendeva sempre meglio, metteva a fuoco quali sono i punti di riferimento e quindi dove cercare la risposta. Dico subito che questi sono alcuni temi importanti della poetica di Guccini. Questo è il tema più importante: interrogare le proprie radici. C'è un movimento abbastanza consueto in diversi temi della poetica gucciniana. Il movimento è quello di illusione, disillusione e recupero, il superamento della crisi dopo la disillusione tramite la decenza quotidiana. Ora, questo percorso si vede bene col rapporto con l'America. Francesco Guccini nasce a Modena nel 1940, dopo 3 mesi il padre parte per la guerra, ovviamente la seconda guerra mondiale, e Guccini con la madre si trasferisce a Palana, che è un paesino nell'Appennino toscovigliano, proprio tra Firenze e Pistoia, scusate, tra Bologna e Pistoia, per pochi metri nel comune di Samuca Pistoiese, quindi in realtà in Toscana. E lì, ovviamente lui fa la vita che gli dà un approccio, un armamentario valoriale contadino. Guccini si dice sempre, me l'ha detto anche nella prima intervista che gli fece nel 2004, la differenza tra me e gli altri cantautori è che gli altri sono praticamente tutti cantautori metropolitani, Vecchioni, De Gregori, De André, comunque sono nati in città, grandi città. Io il mio apprendistato valoriale ce l'ho avuto invece in montagna, Padana, 600 metri, in campagna sostanzialmente, dove c'era questo mulino dei
degli avi, dei suoi avi, mulino di storica casa di famiglia, in cui Guccini ha vissuto i primi 5 anni della sua vita, perché poi a 5 anni torna a Modena, e quindi lì ha acquisito il suo apprendistato valoriale. Quindi, quando si tratta di superare una crisi, Guccini torna sempre alla decenza quotidiana, che gli porta l'impalcatura valoriale acquisito a Pavana all'inizio della sua, nel periodo della sua infanzia. Un aspetto, quindi, ecco perché questo aspetto importante delle canzoni di Guccini è la coerenza, intesa come aderenza tra la persona e le canzoni. Guccini piace ai suoi fan perché di Guccini i fan si fidano. Ligabue dice: con Guccini non basta sentire le canzoni, è uno con cui vuoi parlare. Insomma, questo aspetto è fondamentale e crea quella vicinanza appunto anche tra i fan e Guccini. I veri anni di politici di Guccini, che passa alla storia, insomma, come un cantautore politico, niente di più falso, secondo me, in generale, perché Guccini è prima di tutto un cantautore intimo. Negli anni 70 lui canta l'intimismo. Anche di queste crisi che sopraggiungono, insomma, descrive molto bene l'intimismo dell'animo umano. Se ci sono anni di rabbia, sono politici, sono gli anni 90, dopo che Guccini, parallelamente a De Gregori, perché anche per lui la crisi della sinistra, perché Guccini è chiaramente un uomo di sinistra, e l'avvento di Tangentopoli fanno sprofondare anche ciò che Guccini cantava nelle sue canzoni, per esempio alla fine degli anni 60 con Dio è morto, quando alla fine dice questo mondo in qualche modo lo cambiamo, no? Arriva Tangentopoli, arriva il 92 Tangentopoli, tutte le speranze vengono quasi a crollare e Guccini definitivamente torna a trovare i suoi antenati, tant'è vero che nel 2000-2001 da Bologna, dopo 40 anni di vita a Bologna, se ne torna a Pavana in quello che è una sorta di esilio volontario. La parola infinito, che qui l'ho messa come uno dei temi importanti della poetica gucciniana, perché, ma è veramente solo una suggestione. Noi vedremo adesso il percorso da Guccini dalle radici attraverso Amerigo, che era suo prozio, il fratello di suo nonno, ci porterà al padre e poi ad addio. La parola infinito è una parola che Guccini inserisce in queste canzoni, soprattutto in Falun, la fine di Falun, in cui parla di infinito, inserisce la parola infinito, e la parola infinito torna in un disco del 96, D'amore, di morte e di altre sciocchezze, in una canzone dedicata a sua moglie. È come se in qualche modo Falun, possiamo immaginare una sorta di Virgilio per Guccini, e lì dedica la parola infinito, e vorrei, quindi sua moglie, a cui dedica anche la parola infinito, sia una sorta di Beatrice, quindi una continuità anche qui. Ovviamente non è niente di studiato, però sono, come dire, celebrazioni di temi fondamentali, che quindi vengono quasi in automatico. La guida, i maestri, l'arte, la letteratura da una parte e l'amore dall'altra. D'altra parte, il suggello è il fatto che questa canzone Vorrei, in cui è inserita la parola infinito, è messo in questo disco che si chiama D'amore, di morte e di altre sciocchezze, cioè i temi fondamentali di una vita. Io qui vi ho isolato queste canzoni. Il percorso parte da Radici, come vi ho detto, ma in realtà parte da Dio è morto nel 65, quando, come vi ho detto prima, alla fine Guccini canta l'illusione di poter cambiare il mondo tramite la politica, una politica virtuosa, tramite l'impegno, eccetera. Dio è risorto, tramite, penso che questa mia generazione è preparata, un mondo nuovo, una speranza appena nata, un futuro che ha già in mano, una rivolta senza armi, eccetera, eccetera. Sentiamo adesso, un minuto e mezzo dura questa mia intervista a Guccini, in cui parla di decenza quotidiana, per arrivare poi al percorso di conclusione verso Amerigo, Fallun e addio. Perdonami, questa cosa di decenza, adesso regimi se sbaglio, è la stessa che tu rimpiangi in addio, in qualche modo, perché
ma forse quella che anche adesso cito un altro nome senza volermi mescolare, è quella poi che Pasolini diceva non esistesse più, insomma, quello che parlava di questa possibilità contadina crollata e tanti valori, tante civiltà, che io in parte non ho vissuto, insomma, mi sono trovato dentro. Ecco perché richiamo poi tutta una storia che si rifà alle radici, a radici, e richiamo questa civiltà contadina che io prima ho vissuto, e richiamo quindi della decenza, della coerenza, dell'onestà intellettuale e morale, tempi questi in cui vengono a parlare, perché hanno superato per me ogni livello di indecenza, e quindi c'è questa impostazione anche, insomma, Jaime Pinto, morto qualche anno fa, facevo il giornalista, non so se qualcuno di voi lo ricorda, era in, facevo quella vita, Musa si chiamava, sì, lui non è che ce l'avesse con me, al di là del moralista, guarda, mi trovo un complimento. Per lui era un insulto, sei un moralista, però. Vedete che in che termini Guccini parla di quei tempi, questi tempi, lui si riferiva lì nel 2004, però la canzone Addio è del 99, io gli ho fatto la domanda su Addio e quindi a quella si riferiva, e fa capire anche in qual era l'aria che tirava negli anni 70, quando questo giornalista gli dice guarda che tu mi sembri un moralista. Ora, moralista, Guccini è uno molto attento alle parole, in questo caso moralista voleva dire uno che è attento ai temi morali ed etici, sì, così l'ha intese Guccini, ma gli dice guarda che mi fai un complimento, perché io sono nato con certi valori, quindi io quelli me li porto sempre dietro, cioè c'è proprio da fare. E i valori sono questi, i valori delle radici. Anche qui, come Dante chiede a Cacciaguida, lo interpella all'inizio, in un momento in cui Guccini era veramente in crisi, perché il suo rapporto con l'America, che era andato in crisi, lo aveva, ma sono sue parole, lo aveva fatto entrare, appunto, scusate se mi ripeto, ma in una crisi profonda. Lui era, aveva questo mito incredibile, sterminato per l'America, va in America a seguire un suo amore, una sua studentessa, erano ovviamente tutti e due maggiorenni, e poi l'amore era corrisposto, non era uno stalker transoceanico Guccini, no, insomma era uno che insomma seguì, andò con questa sua fidanzata in America, e l'America però lo colpisce in maniera estremamente negativa, torna, probabilmente c'era anche la crisi, no, con questa ragazza, ma entra in un momento veramente difficile, e dove si rinchiude Guccini, dove trova risposta, dove trova conforto, lo trova nelle sue radici, le trova nelle sue radici, e le trova queste cose interrogando le sue radici, interrogando soprattutto il mulino, ma la pietra antica non emette suono, come dice in questa canzone, ecco, è inutile cercare le parole, la pietra antica non emette suono, parla come il mondo, come il sole, parole troppo grandi per un uomo. Questo è la copertina di Radici con il bisnonno di Francesco e con i quattro figli del bisnonno, questo è Amerigo, di cui andremo a parlare adesso. Qui Radici la cosa è ancora un po' obnubilata, ancora non capisce, non mette a fuoco la situazione, metterà a fuoco la situazione sempre di più cantando i personaggi della sua famiglia storica antica. Il primo è proprio Amerigo, che in qualche modo è il Cacciaguida, mi si passi questa similitudine, questa metafora di Guccini, perché Amerigo è Enrico, fratello del nonno di Guccini, che era andato in America, aveva quindi vissuto l'America ed era tornato, come fa molti, due soldi e giovinezza ormai finita, e Guccini dice, quando lui ha conosciuto questo Amerigo, era poco più che un ragazzo, non capivo che quell'uomo era il mio volto, era il mio specchio. Lo capirà sempre meglio
capirà sempre meglio dove andare a cercare le risposte e quali sono i maestri, che come detto coincidono nei padri, e in questo caso, nella canzone Fan Lun, coincide proprio con suo padre. Chi era Fan Lun, per introdurre la canzone Fan Lun che andremo a vedere adesso? Lo cielo dice Guccini. Fan Lun era un autore degli anni 30-40, un divulgatore scientifico, una specie di Piero Angela del tempo. Perché Fan Lun? Perché Guccini chiama Fan Lun suo padre? Perché un aspetto molto importante è quello della cultura per Guccini. Quando Guccini dice nell'Avvelenata «sono il primo che ha studiato», vuole intendere con orgoglio il fatto che dalla sua famiglia di contadini lui era il primo che aveva potuto permettersi il lusso di studiare, quindi tramite la cultura superare le crisi, superare, insomma, capire meglio la vita e capire meglio il suo tempo. Quando deve cantare il padre, lo canta tramite questo Fan Lun, che è l'unica cosa che suo padre si poteva permettere, insomma, studiare sopra Fan Lun, sopra i libri di Fan Lun, sopra un divulgatore scientifico popolare. Io l'ho identificato con quella generazione che da giovane pensi fatta di perdenti, ma crescendo ti accorgi che tuo padre non era un perdente, era un semplicemente uno costretto a vivere così. Da giovane si pensa che mai si scenderà a compromessi, che nessuno potrà costringerci, col tempo si cambia idea. Più l'età si allunga, più capisci che quei padri che anni prima avevi rifiutato, combattuto, soprattutto perché le loro sconfitte sono, capisci perché, soprattutto perché le loro sconfitte sono diventate poi anche le tue. E così le piccole, tempo prima, non riconoscibili, vittorie. Questo è Fan Lun. Io ho isolato alcuni versi, ho voluto mettere molto in molte cose in questo webinar, non so se si capisce, però il percorso mi sembra doveroso, insomma, farlo in questo modo, e su Fan Lun ci si dovrebbe soffermare di più, me ne rendo conto, però ho trovato alcune cose che forse ci fanno capire quanto è importante questo personaggio, del suo padre ovviamente, nella figura unica di maestro e padre. Ignoranza, allora qui mi piace la coerenza terminologica e poi concettuale che Guccini mette nel verso. La mia ignoranza, due punti, che ne sapevo quanto avesse navigato. È una cosa che dà molta coerenza al dettato poetico e sono cose così che secondo me fanno piacere anche certe canzoni. Vorrei sapere cosa vedi quando guardi attorno. Qui torna la richiesta di Dante a Cacciaguida, torna la richiesta di De Gregori a suo padre, che interroga chi ne sa più di lui. Vorrei sapere cosa guardi attorno, è proprio anche molto vicino, no? la richiesta di De Gregori a quella di Guccini, e qui c'è il ritorno della cultura con tutti i libri che la vita gli ha proibito, e qui c'è la parola infinito di cui parlavamo prima. Scusate se corro ancora, arriviamo alla fine degli anni 90, Francesco Guccini che da Bologna se ne torna a Pavana ufficialmente per seguire la moglie, che è una nostra collega insegnante, che aveva avuto un posto lì vicino a Pavana, ma insomma metaforicamente è qualcosa che assolutamente ci sta nella poetica di Guccini, nell'aspetto della poetica di Guccini che abbiamo visto fino ad adesso. Addio, dice addio alla Bologna che lui non riconosceva più sostanzialmente. Ovviamente, come sempre, queste sono parole di Guccini, non mi permetto di dire cose per bocca sua, ma insomma dice Bologna è una città molto cambiata e sostanzialmente sono disilluse le speranze che c'erano nell'ultima strofa di Dio è morto che avevamo visto. È passata Tangentopoli, è passata la crisi della parte politica da lui preferita. Ci sono canzoni emblematiche negli anni 90, Nostra Signora dell'Ipocrisia del 93, che descrive il decadimento morale che secondo Guccini aveva invaso l'Italia. Cirano è una canzone del 96 estremamente emblematica, dove unisce politica e amore, perché Cirano è una canzone in cui queste due cose, questi due aspetti sono assolutamente uniti. Vedete che l'attacco di addio è assolutamente dantesco e Guccini non fa mai cose a caso. Nell'anno 99 di Nostra Vita, io, Francesco Guccini, eterno studente, eccetera eccetera. E vedete il passo che ho isolato, scusate, che ho evidenziato, io, figlio di una casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, no, niente mai casuale nelle canzoni di Guccini, e improvvisavano di poesie, io ho tirato su a castagne d'erba spagna. C'è Dante, c'è tutto il percorso che abbiamo fatto fino adesso, c'è la mitizzazione di un passato, c'è l'esaltazione di un passato mitico, come in De Gregori, come in Dante, come in Cacciaguida del quindicesimo del Paradiso. Poi la canzone continua. Va bene, così. Questo è il percorso che
porta agli avi di Guccini. Io qui ho messo anche una canzone di Vecchioni, per tornare anche qui, forse l'uso è più imitativo che analitico, però anche questa è un po', io non appartengo più, del 2013, è l'addio di Vecchioni, che descrive il suo tempo con l'esaltazione di un tempo mitico. Descrive il suo tempo in maniera abbastanza evidente, qui insomma non lascia niente al non detto, Vecchioni sono versi abbastanza emblematici. Questo però è il passo secondo me più riuscito, come chi ha dimenticato, parla del suo tempo, corrono ad oriente e non c'è stella cometa, moltiplicano il niente per chiamarlo ancora vita, come chi ha dimenticato, come chi non ha provato, come chi si è sorpassato, non si è visto e ha continuato. Lui ce l'ha con il delirio digitale, con il fatto della tutto quello che diciamo una persona della sua età in qualche modo fa fatica a ritrovare i tempi, probabilmente forse perché si era più giovane. Io non voglio dire che questo non ci possa essere, però insomma è un discorso coerente con tutto quello che riguarda quello che ci siamo detti. Allora, io ho isolato anche questo verso, quest'ultima strofa, perché è lo stesso meccanismo nel finale, lo stesso schema di Sogna ragazzo sogna, io non appartengo più e lascio uno spiraglio alla mia porta, solo quando vieni fallo con l'amore di una volta, cioè con la realtà empatica delle persone che si incontravano, che non stanno solo sopra internet, come d'altronde stiamo facendo noi adesso, ma per motivi ovviamente diciamo più pandemici che altro, e comunque internet dà possibilità che la realtà in effetti non dà, e quindi ben vengano se usate in maniera però coscienziosa, quando è l'essere umano a usare la macchina e non il contrario. Questa è la mia idea. Ok, adesso passiamo e arriviamo a conclusione a la canzone trap e i trapper, i rapper trapper, insomma chiamiamoli come vogliamo, che sono ovviamente molto ascoltati dai ragazzi. Questa è una canzone di Gali. Allora, il rapporto fondamentale nei confronti dei padri di cui dobbiamo tener conto per questi ragazzi è che molto spesso questi ragazzi hanno alle spalle famiglie disastrate in cui il più delle volte il padre è assente. Sono tantissime le canzoni che cantano del padre assente, una su tutti forse la più conosciuta perché ha vinto Sanremo alcuni anni fa è quella di Mahmood, che è dedicata al padre, no? Soldi, è abbastanza evidente quella canzone, che non è proprio nel genere di Gali e di Tedua, soprattutto quella canzone là, però insomma fa capire, ed è un argomento abbastanza comprensibile perché è diffusissimo tra questi ragazzi. Io ho isolato in questa canzone Flashback di Gali del 2019 alcuni passi emblematici. È chiaro che nel rapporto mancato con il padre, il contraltare è l'esaltazione del rapporto invece la maggior parte delle volte granitico proprio con la madre. I padri di questi ragazzi, padri metaforici ovviamente, ma l'importanza non è minimamente scalfita, sono le madri, ok? Il posto da dove si viene, la propria stirpe è rappresentata dalla madre, ed è una cosa anche questa secondo me molto da tenere, diciamo anche concettualmente rivoluzionaria, molto prolifica anche nel confronto che possiamo avere con questi ragazzi. Qui sono questi versi di Gali sono evidentemente molto chiari. Mio padre non c'è, se n'è andato via, ha pensato a sé e non è colpa mia, mia madre è con me nella guerriglia. Alla fine io vi indicherò anche un'intervista a Gali in tunisino, perché Gali ha origini tunisine, in cui dice chiaramente questa cosa del padre. Comunque vediamo anche quest'altro passo che ho evidenziato. Mio papà l'ho visto più dentro che fuori, e questi sono versi, adesso arrivano versi veramente emblematici. Non ho mai la mia età, non è mai la mia età, è un verso secondo me estremamente chiaro e che spiega tutto. Non c'è più gravità ormai tra noi e l'aldilà, via vai, se hai solo un piano A lo fai. C'è poco altro da aggiungere rispetto anche ai temi crudi,
spesso anche inaccettabile, anche e soprattutto da parte della nostra generazione nei confronti di questi ragazzi, però non si va mai a capire quali possano essere i motivi che stanno dietro a questi temi affrontati in quel modo. Poi è chiaro che ci sono i ragazzi, come Gali e come Tedua, che tramite i versi, tramite la cultura, il viaggio verso la cultura che vedremo chiarissimo in Tedua, ma comunque tramite la poesia, tramite i versi, cercano di aumentare il proprio status, di togliersi da queste pastoie, no? Da queste sabbie mobili, da questa selva oscura che li ha visti iniziare la propria vita. Io penso che dopo aver parlato di Cacciaguida, dell'importanza delle radici, di Dante che ha bisogno di affidarsi alla sua stirpe per compiere il viaggio impossibile altrimenti in solitaria, così come Guccini che si rifà le radici per trovare quei quattro soldi di civiltà, ecco, dopo tutto questo, ancora meglio capiamo quanto siano potenti soprattutto queste parole di Gali: non ho mai la mia età e sei solo un piano A, lo fai. E vi assicuro, perché è una cosa che ho fatto, e dà molta soddisfazione impostare in classe una lezione con questi parallelismi. È molto gratificante e molto potente, proprio parlare prima dell'importanza degli altri, soprattutto in un sommo poeta come Dante, nel punto più alto della letteratura mondiale di ogni tempo, e dall'altra parte capire che Gali, comunque, ecco, per esempio in questo passo, dice cose chiare, evidenti, cose crude della realtà di tutti i giorni, e collegarle con quei passi danteschi. Finiamo e chiudiamo con Tedua. Allora, chi ha seguito l'incontro dell'altra volta sa che di Tedua a me piace soprattutto l'idea e la consapevolezza di un percorso verso la cultura. Cioè Tedua, alla fine di questo PowerPoint ci saranno dei riferimenti di Tedua, dei video, insomma, per esempio il lancio del suo ultimo disco Vita Vera, in cui Tedua racconta proprio la storia della sua vita e fa capire, no, che cosa è la selva oscura, fa capire chiaramente da dove viene, quanto sia stata difficile la sua infanzia. Poi c'è un video in cui parla dei maestri, e in riferimento soprattutto a De André, capisce benissimo l'importanza di De André, e lo dice chiaramente: Tedua è un rapper di Cogoleto, quindi di origini genovesi, quindi è chiaro che De André, che ha descritto benissimo quella città, lui si rivede, però capisce anche che lui fa un'altra cosa, quindi ha la lucidità di capire e dire che il percorso è un percorso con gli stessi intenti, magari, ma con forme diverse. Dice chiaramente: la forma è differente, ma mi piace. Ma De André è un nostro assolutamente maestro, dice, per certi aspetti. Quindi è la consapevolezza una cosa molto importante di Tedua. D'altronde lo vediamo anche nel percorso che fa. Nel video di cui vi parlavo, quando parla del percorso verso la cultura, lui parla proprio del fatto che la cultura lo eleva, e addirittura dice andare verso la luce. Cioè, sono chiaramente movimenti danteschi, perché è chiaro che la Divina Commedia è il più importante riferimento letterario per questo tipo di viaggi, per questo tipo di movimenti verso la cultura. Ci tengo a dire che, prima di arrivare all'ultima canzone e parlare brevemente dell'ultima canzone, questo percorso, da Aspettando Orange County ad Aspettando la Divina Commedia, che è l'ultimo mixtape di Tedua del 2020, o mixtape è una sorta di... si usa il termine mixtape per dire collazione, no? Per dire silloge, cioè mettere insieme delle canzoni che dovrebbero essere dei provini, poi in realtà non sono mai dei veri provini, sono abbastanza curate, però metterle insieme per dare un percorso, perché hanno un percorso che finito, ecco. Gli album in studio vero e proprio poi dovrebbero essere qualcosa di più pronto, di più finito, ecco, diciamo così. Tedua prima fa Aspettando Orange County, mette fuori Aspettando Orange County nel 2015, poi nel 2017 pubblica proprio Orange County. E quindi il percorso da Orange County è una serie televisiva finisce nel 2007, è un po' la Beverly Hills, no? Dawson Creek, insomma, fatto in maniera più moderna, anche un po' di differente, ma insomma siamo in quell'ambiente là. Ecco, passare da
Orange County alla Divina Commedia già dà il senso di movimento di questi e la consapevolezza del fatto che si debba andare verso qualcosa di più culturale, che la cultura possa aiutare a toglierci da quella selva oscura iniziale di cui anche Gali parlava. Andiamo a vedere, allora, con tutte queste consapevolezze, Tego ce l'ha ed è il suo punto forte. Consapevolezza del posto da dove proviene. E qual è il posto dove proviene Tedua? Non è il padre, ma è la madre. Questa canzone del 2015, Dove proviene, è dedicata alla madre di Tedua e descrive, ora io ho isolato alcuni versi, non sono tutti questi, ne ho isolati alcuni perché la canzone è molto verbosa, come spesso succede in Tedua. Ho evidenziato anche alcuni passi in rosso, ma sostanzialmente basta dire che questa canzone è dedicata alla madre di Tedua, tra l'altro insegnante, che ha trasmesso a Tedua il coraggio, mentiva anche a fin di bene il ragazzo per far sì che il ragazzo avesse un qualche minimo di conforto da una situazione difficile, lo vedrete nel video che vi ho messo alla fine, insomma, del collegamento che poi andrete a vedere. È stata veramente una vita difficile, senza padre, andato ad una famiglia affidataria, si spostava da Genova a Milano. Insomma, un'infanzia che è comune anche a molti altri rapper e trapper, come abbiamo detto, abbastanza complicata. Però il punto di riferimento e il luogo da dove proviene di Tedua era assolutamente la madre. Ripeto, mentre il Da dove provieni di Dante era cacciaguida, per De Gregori era suo padre, per Guccini era Merigo e Fallun, per Tedua è sua madre. Ora, secondo me, scusate, ma questo secondo me è proprio un concetto potente, è molto, molto, molto moderno anche, descrive benissimo anche la società di oggi. La stima verso la madre che c'è in questa canzone è evidente. In qualche modo, ecco, abbiamo parlato di Guccini che parla di piccole lezioni di decenza quotidiana. O quando gli ho fatto quella domanda, io avevo in mente il montare di Visita a Padin per chi volesse approfondire, ma insomma, quella parte là, quella piccola lezione di decenza quotidiana, e lo vediamo da questa canzone del 2015, Tedua lo riferisce alla madre. Quindi il padre, la provenienza importante di Tedua è la madre e non il padre. Quindi io con questo ho concluso, queste sono le canzoni ascoltate, le troverete tutte nel PowerPoint e questi sono gli ultimi consigli utili riferiti alla poesia, al sonetto di Dante, Guido Ivoretto, poi sonetto giovanile. Queste sono canzoni che i cantautori si sono dedicati tra loro, no? E quindi che rimandano in qualche modo per una lezione anche qua in modo imitativo a questa poesia. Voi direte che c'entra con la Divina Commedia? Niente, però c'entra con Dante e con alcuni consigli che mi sentivo di dare, perché queste sono cose che io comunque in classe ho fatto e danno anche molta soddisfazione. Trovate anche alla fine, anche qui, parte trap, perché Ernia e Tedua sono due trapper, Tedua ne abbiamo appena parlato, Ernia sono amici e si sono scritti canzoni reciproche, Bro e Bro Secondo. Questo è un sito molto importante, secondo me molto utile per chi volesse approfondire la canzone trap, ottimo per testi e proposte interpretative delle canzoni trap, si può scaricare anche l'applicazione, sono proprio i testi e alcune proposte interpretative, alcune anche fantasiose, dei curatori del sito e dei collaboratori, di chi credo che possa scrivere chiunque, non so come funziona, però insomma io anche questo sito Genius ho trovato molto utile. E con questo mi pare che sia tutto. Benissimo, allora grazie tantissimo al professor Talanca. L'abbiamo fatto un po' correre perché aveva tante tante cose da dire mentre ascoltavo Paolo. Sì, hai aperto davvero tantissimi tantissimi link e fornito tante tante piste per aprire discorsi. A me personalmente affascina questa apertura nei confronti della musica trap, verso la quale c'è comunque una certa fatica, diciamo, da parte del mondo adulto, ma che i ragazzi ascoltano
ascoltano, ascoltano veramente tanto. Allora, per chi ce l'ha chiesto, sì, il webinar è registrato, quindi domani voi riceverete la mail con il link per accedere alla registrazione. Visto il tema, visto lo sfondo Dante, abbiamo deciso di pubblicare la lezione anche sul nostro canale YouTube, il canale del gruppo editoriale La Scuola 6, quindi da domattina trovate la lezione anche lì. I materiali invece li trovate scaricabili ora alla voce documenti. Paolo Talanca ha fatto riferimento a tanti link che non ha avuto modo di approfondire durante il webinar. È veramente ricchissimo il PDF, quindi ringraziamo davvero il professore per la generosità e per tantissimi spunti che ci ha offerto. Allora, sono arrivate alcune domande. Allora, una in particolare di Emanuela. No, scusate, di Emanuele Andrea, che scrive: ho notato che lei spesso ha utilizzato il termine poesia per definire l'opera dei cantautori italiani. Eppure esiste un pregiudizio diffuso, spesso anche tra gli insegnanti, nel considerare le canzoni d'autore come testi con un valore poetico. Forse da questo deriva anche lo scarso spazio accordato nei programmi scolastici, nei testi scolastici al cantautorato. Lei che cosa ne pensa? Quanto tempo abbiamo? Poco, no, purtroppo, ma... No, penso che siano comunque letteratura. Se ho usato il termine poesia, l'ho usato in maniera, cioè, involontaria. Però, questione di rana caprina, hanno assolutamente valore letterario. Letteratura è un termine in cui bisogna introdurre le canzoni e l'arte dei testi delle canzoni, ma le canzoni in toto, anche nella melodia. Il discorso sarebbe, come detto, ampio, ma per esempio quello che ha detto anche Bob Dylan quando è andato quando non è andato a ritirare il premio Nobel per la letteratura, però parole di ringraziamento ha detto proprio: le canzoni sono letteratura come lo sono, mi pare che anche l'altra volta abbiamo detto questo discorso, come lo sono i versi di Shakespeare, che non sono fatti per rimanere sulla pagina, ma sono fatti per essere recitati, per essere drammatizzati. E la stessa cosa di una canzone che è fatta per essere cantata. In più, certo, c'è la melodia, ma anche nel teatro c'è l'intonazione. Io l'altra volta ho fatto anche questo esempio. Il Marchese di Forlimpopoli, quando dice chi sono e lo dice in modo diverso, se lo leggi sul foglio rimane uguale, se invece tu lo intoni in maniera differente, quella stringa verbale assume significati completamente diversi. La melodia fa la stessa cosa alla canzone, ai versi, alle parole. Quindi va ascoltata la canzone, ma è letteratura a tutti gli effetti, soprattutto se, secondo me, è alta, come nel caso di Bob Dylan. Come nel caso di De Gregori, di Guccini, ma anche di qualche trapper. Molto bene. Allora, un intervento che forse tu riesci a interpretare meglio di me. Dante, le tensioni tra poeti versus il dissing dei rapper. Certo, sì, questo sì, parallelismo. Dissing nel senso che si accusa reciprocamente di qualche cosa. Beh, sì, diciamo che nella maggior parte dei casi Dante e altri lo facevano in maniera più elegante, diciamo, strutturata, ecco, diciamo così. Però sì, beh, è un'esigenza che sta nelle cose degli uomini, e quindi se uno riesce a togliersi dal pregiudizio di pensare che le cose non siano paragonabili, perché tutto è paragonabile, poi una cosa può essere fatta meglio o peggio, la necessità è perfettamente la stessa, la necessità che guida delle persone che se ne dicono di tutti i colori tramite dei versi, quindi tramite una trasfigurazione letteraria e artistica, cioè è quello. Allora, è arrivata una domanda diciamo tecnica. Matteo chiede: quale edizione in musica delle canzoni sarebbe corretto fare ascoltare? Allora, io credo che filologicamente l'edizione dell'album in studio ufficiale, perché è quella che l'autore ha voluto far uscire in quel momento.
Poi dipende dall'autore. Per Guccini è vero questo, è più vero che è per De Gregori, per esempio. De Gregori è uno che è conosciuto per stravolgere anche le canzoni dal vivo e spesso in alcuni concerti, in alcuni tour, certe canzoni assumono definitivamente il loro significato, danno il meglio in certi arrangiamenti, quindi lì sarebbe da vedere, poi anche opinabile ovviamente, Certo. però in genere mi sento di dire che l'album in studio è sempre da preferire. Ci sono alcuni cantautori per cui se c'è un'edizione, anche se non in studio, ma pianoforte e voce o chitarra e voce, le canzoni sono talmente belle che quello basta e avanza ed è quello il modo per far ascoltare le canzoni. Per esempio, Incontro di Guccini, che è una canzone che ho usato molto spesso in classe, c'è una versione chitarra e voce di Guccini, proprio solo chitarra e voce degli anni 70, e va benissimo quella, la canzone sta là. Certo, quindi dipende un pochino dalla canzone, In dall'interprete. genere album in studio mi sento di consigliare. Uscita Ok. ufficiale dell'album. Allora, Maria Patrizia scrive: ho notato che nella sua interessantissima presentazione manca Murubutu, che pure ha un profondo legame con Dante, voluto. Lo ritiene meno proponibile in classe, forse? No, assolutamente no. A me qui servivano più che riferimenti a Dante, ce ne sono tanti anche di altri trapper, ma più che riferimenti a Dante. D'altronde io Tedua non l'ho trattato nel suo ultimo disco che si chiama Aspettando la Divina Commedia, perché sarebbe stato più logico, no? No, a me servivano riferimenti ai padri e ai maestri, Al tema, certo. al tema, e quindi per quello ho usato quella parte, quella canzone di Gali e poi tutto il percorso di Tedua, che è per arrivare a parlare della canzone dedicata alla madre. Va bene, io direi che ci possiamo fermare qui. Se qualcuno non fosse riuscito a scaricare i materiali, per qualche motivo ci scriva formazione@lascuola.it. Vi ripeto che domani riceverete il link per accedere alla registrazione per scaricare l'attestato di partecipazione. Visitate i nostri siti www.seieditrice.com, www.lascuola.it per scoprire i materiali, i ricchi materiali messi a disposizione per celebrare i 700 anni di Dante. Se siete interessati, vi aspettiamo al webinar del 25 di marzo, perché leggere ancora Dante. A me non resta che ringraziare tantissimo il professor Paolo Talanca per questo webinar, per la passione, la precisione, la ricchezza che ci ha messo, davvero grazie. Grazie a voi. E buon pomeriggio e alla prossima occasione. Grazie a tutti. Grazie.